Quando la pozione fu pronta, la fece assaggiare a lupo. Grazie, ora mi sento già meglio. Bene, figlia mia, la medicina ha funzionato. Sono fiero di te. Non abbiamo più la torta della nonna, ma almeno il lupo cattivo ora sta meglio. A proposito, papà, dov'è la nonna? Oh. E vissero tutti infelici e scontenti. Molto bene, piccoli, è ora della nanna. E dai, nonno Drac, solo un'altra storia. Ti prego. No, Dennis, è prestissimo e sta per sorgere il sole. Va bene, una storia breve e poi subito a letto. Sì, vai! Stavolta la storia si chiama... Tanto tempo fa, in una terra lontana, regnava un imperatore timido e schivo. La sua gente lo amava molto e a corte volevano organizzargli una festa sorpresa. E agli esploratori più famosi del regno fu affidato il compito di trovargli un regalo. Ci sono! Esclamò la professoressa Mavis. Potremmo trovare le leggendarie vesti di Patul Cotone! Intendi? Le leggendarie vesti smarrite oltre una terra brulicante di bestie guerriere? Custodite in due templi mortali e piene di trappole spaventuose? Chiese il dottor Dracula. Un'idea eccellente, professoressa Mavis. Dato che ci sono due templi, dovremo dividerci. E così i due esploratori partirono alla ricerca delle vesti. Una volta raggiunta la pericolosa giungla, gli esploratori si separarono per trovare le vesti nascoste all'interno dei templi. La professoressa Mavis si faceva lentamente strada nella pericolosa giungla piena di trappole e strane creature in agguato nell'ombra. Doveva fare molta attenzione, ogni cespuglio poteva nascondere dei pericoli. Thank you.
no, non è successo quello. Oh!
aspetta. Dopo aver proseguito con cautela, la professoressa Mavis arrivò all'enorme porta chiusa del tempio. Cosa? Di già? Come se nulla fosse? Che noia! Ah sì? Beh, quello che non vi ho ancora detto è che la porta chiusa in realtà era protetta da un mucchio di trappole ed enigmi. Ora sì che si ragiona! Dopo aver superato senza sosta tutti gli ostacoli, la professoressa Mavis aprì finalmente l'antica porta ed entrò nel tempio.
la professoressa Mavis era ancora lontana dal suo obiettivo. Per raggiungere il cuore del tempio avrebbe dovuto svelare il segreto del meccanismo che apriva le porte d'accesso. Niente poteva competere con la straordinaria intelligenza della professoressa Mavis. Dunque, continuò a esplorare l'insidioso tempio. No, andiamo! È andata diversamente! Non ricordavo che la storia finisse così. La leggerò di nuovo.
Ottimo! Abbiamo quasi tutte le carte di questo capitolo! Infine, la professoressa Mavis scoprì dove si trovavano le vesti magiche. In un posto pieno di pericoli mortali, creature orrende e trappole terribili in grado di annientare gli intrusi in un secondo. Sì, la stanza era piena di pericoli mortali e creature orrende. Per sopravvivere, la professoressa Mavis avrebbe dovuto impegnarsi al massimo. Huh?
lo sento. Sue eccellenti abilità permisero alla professoressa di arrivare all'antico forziere. Che faticaccia! Spero che il dottor Dracula non abbia dovuto passare i miei stessi guai. La festa sta per cominciare, disse la professoressa Mavis preoccupata. Sì!